è stata presentata ufficialmente alla stampa l'ultima creatura in ordine di tempo di una notissima industria scooteristica italiana. Ed ecco la protagonista della manifestazione, la nuova 150 Special. Questo nuovo motoscooter è stato creato per offrire agli appassionati del motociclismo prestazioni più sportive sia per velocità che per ripresa. Gigi Villoresi, presente alla cerimonia, ha illustrato le caratteristiche della 150 Special agli intervenuti. La fisionomia sportiva dello scooter in questione è sottolineata dal sellone biposto, che consente anche la posizione allungata del guidatore per il raggiungimento dei 95 km orari. Alcuni collaudatori hanno poi dato una serie di dimostrazioni pratiche delle possibilità di questo nuovo mezzo. Lambretta I-125. Linea moderna, motore scattante superlastic al centro della scocca portante. Forcella anteriore a doppio sostegno. Estetica, tecnica, qualità. Per lui. Per lei. Per tutti i giovani, Lambretta I-125. Due ruote di felicità. Arriva! Ma chi? Lambretta I-50, lo scooter del momento. Lambretta I-50. Non serve patente. Lambretta I-50. Non ha targa. Per loro, per tutti, 8 tipi di Lambretta da 50 a 200 centimetri cubi per tante esigenze diverse. Hanno tutte la qualità Innocenti. Sono 600, gremiscono la piazza maggiore col luccichio delle loro macchine. Aeste, che in qualche modo rammenta i poemi cavallereschi. Oggi si potrebbe celebrare una nuova cavalleria d'acciaio, ma cortese più che l'antica. In questa si narra anche l'adolescenza di Angelica e Medoro è diventato il più fedele degli amici. Sono arrivati dal monte e dal piano, geografia d'Italia sulle ruote. Dal raccolto silenzio della benedizione si sprigionano i crepitii come un'ambulante salva di mortaretti. E si inizia l'ampio amichevole torneo con lance e bandiere. Castello e porte offrono il loro scenario antico alla modernissima parata. Sono bravi i lambrettisti a scegliersi le mete dei loro convegni. Milano, una lunga galoppata di 1550 km ha portato i motoscooteristi del Lambretta Club fino al traguardo di Taranto. Alla partenza i concorrenti non si nascondono le difficoltà dell'impresa. La Milano-Taranto, infatti, pur essendo soltanto alla sua seconda edizione, si è già inserita tra le più attese gare motociclistiche dell'intera stagione. Nel corso delle 5 tappe che sottoporranno i concorrenti a un duro collaudo, la battaglia si accenderà senza risparmio. Tutti sperano di cogliere la palma della vittoria in una corsa che per la difficoltà del percorso e per la preparazione dei partecipanti rende praticamente impossibile ogni pronostico. Nessuno sa ancora che anche quest'anno, come già era avvenuto nella prima edizione, la vittoria andrà a un lambrettista spagnolo. ...1947, nasce la prima Lambretta. Un motore e due ruote alla portata di tutti nelle difficoltà di trasporto del dopoguerra. Meditata già durante il periodo bellico, concepita secondo un lungimirante disegno industriale, perfezionata costantemente nella tecnica, abbellita nell'estetica, la Lambretta è divenuta rapidamente un costume di moto e di vita, un mezzo squisitamente sociale. Fin dalle origini troviamo, frugando in archivio, anche documenti di memorabili imprese legate alla Lambretta. Viaggi leggendari di sconosciuti solitari eroi nei più lontani paesi del globo. Manifestazioni sportive di audacia e destrezza. L'imbattuto primato mondiale dei 201 km all'ora. Rally internazionali di centinaia di partecipanti attraverso decine di nazioni e migliaia di chilometri. Ne sono state fabbricate fino ad oggi 3 milioni e mezzo. Esportata in 120 paesi, la Lambretta è anche costruita su licenza in Spagna, Turchia, Brasile, Colombia, Congo, Iran, Pakistan, India, Ceylon, Formosa, Vietnam, Indonesia, Malesia. Se ne fabbrica una in 50 secondi. Guardate.